Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda puntata della rubrica dedicata ai titoli PlayStation Plus del mese. Questo gennaio è un mese particolarmente fortunato per gli abbonati PlayStation 4 perché ci sono dei titoli davvero interessanti, in particolare su PlayStation 4, ma vedrete anche su PlayStation 3 c'è un gioco di primo ordine. Dunque iniziamo subito con la carrellata dei giochi disponibili questo mese. Vagamente ispirato a Twisted Metal, ma con alcune semplificazioni che lo rendono adatto a un'esperienza di gioco più bilanciata, Hardware Rivals è un gioco multiplayer in cui ci si lancia in un frenetico deathmatch tra carri armati e veicoli da guerra, con diverse modalità e alcuni divertenti power-up. Un titolo fresco fresco di pubblicazione che giunge gratis per gli abbonati PlayStation Plus. Titolo di punta del mese, Grim Fandango Remastered, non è forse il miglior restauro per un videogioco classico, ma il titolo è invecchiato incredibilmente bene e lo stile LucasArts emerge con forza da una delle avventure grafiche migliori della storia dei videogiochi. In altre parole, questa è un'occasione ghiottissima da non lasciarsi scappare, perché Grim Fandango è uno di quei giochi che tutti dovrebbero giocare almeno una volta nella vita. Lo straordinario Dragon Age Origins arriva gratis su PlayStation 3. Questo titolo, pubblicato nel 2009, è uno degli RPG più apprezzati della passata generazione. Sviluppato da BioWare, ha dato vita a una serie pluripremiata che dovete assolutamente giocare e conoscere. Se per qualche oscura ragione non avete ancora giocato a Origins, correte immediatamente a scaricarlo. Il secondo gioco per PlayStation 3 è sfortunatamente uno dei capitoli peggio riusciti di una celebre saga. Medal of Honor Warfighter è un gioco poco ispirato e una grande occasione sprecata, in cui una realizzazione tecnica non all'altezza delle aspettative ha praticamente ucciso uno dei brand più noti di Electronic Arts. Se siete curiosi di scoprire il perché di tante critiche, dateci un'occhiata. La selezione di giochi inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus per PlayStation Vita si apre con Nihil Umbra, titolo dall'atmosfera cupa che racconta di una fuga da un mondo pieno di soprusi verso una landa ancora più pericolosa. Il gioco, per quanto semplice nelle meccaniche, è apprezzabile per la sua atmosfera, per la buona colonna sonora e per l'ottima narrazione. Da provare. Ultimo dei sei titoli di questo mese è Legends of War Patton's Campaign, gioco strategico del 2010 originariamente uscito su PlayStation Portable e con meccaniche che possono ricordare gli ottimi Company of Heroes, ma ben adattato alla natura portatile della console. Se amate gli strategici, ecco un altro gioco che merita di essere provato questo mese.